Ragazzuoli, con questo fantastico muratore che sta prendendo a martellate il nostro municipio, io vi do il benvenuto. Io sono Laser e oggi siamo nuovamente su Clash of Clans e, come avete letto dal titolo, oggi vi insegnerò una strategia per farmare risorse. Ragazzi, ma non 200.000, 300.000, ma per farmare milioni di risorse per quanto riguarda l'oro, l'elisir e migliaia, centinaia di migliaia di risorse per quanto riguarda l'elisir nero. Prima di incominciare, ovviamente, vi ricordo, ragazzuoli, seguitemi su tutti i social, li trovate qua sopra, e mi raccomando, vi aspetto in live tutti i giorni alle 3. Tornando al nostro discorso, per chi è un veterano di questo gioco, quindi per chi gioca da 7, 8, 9 anni già, la conosce, ragazzi, la conosciamo tutti noi veterani, perché è una strategia utilizzata da quando c'era forse soltanto il TH9. Quindi, ragazzuoli, questa è una strategia utile per tutti i municipi, particolarmente utile se avete un TH14, un TH13, un TH12 e un TH11. Di che strategia stiamo parlando? Ovviamente, ripeto, i veterani l'avranno già notato, però stiamo parlando della strategia Full Goblin. In particolare io utilizzo gli Sneaky Goblin perché ne utilizzate uno per ogni deposito e avete finito, però se non li avete sbloccati potete tranquillamente utilizzare i Goblin normale, potete utilizzare una quantità di Barbari infinita, arcieri, potete utilizzare i super barbari, ragazzi, tutte queste piccole truppe che possono puntare direttamente ai depositi. E cosa più importante, ragazzuoli, come vedete, sono ad oro 1. Non è un caso, perché questa strategia va utilizzata esclusivamente da cristallo 3, massimo cristallo 2, però è molto difficile applicarla a cristallo 2, fino a oro 3. Ragazzi, non scendete sotto oro 3 perché non trovate più nulla, o comunque se trovate qualcosa lo trovate dopo centinaia di migliaia di skip. Questa strategia, ragazzi, sostanzialmente su che cosa si fonda? Si fonda sul fatto che a oro 3, oro 2, oro 1 trovate moltissimi villaggi abbandonati. Qual è la caratteristica dei villaggi abbandonati? Esattamente, ragazzoli, tutti gli estrattori saranno pieni di risorse. Quindi per ciascun attacco userete 20 goblin in totale e vi portate a casa 800.000 di oro, 800.000 di elisir e giù di lì. Per dimostrarvelo vi faccio vedere subito, andiamo a fare un attacco. Come vedete, ragazzuoli, primo attacco non c'è stato nessun taglio. Primo attacco già subito abbiamo 720 di oro, 756.000 di elisir e 8.000 di elisir nero. Quello che vi consiglio io è di portarvi sempre 3 gelo, 2 salto e 2 furie, oppure potete benissimo portarvi 4 gelo, 5 gelo e prendete 3 furie, 5 gelo e prendete 3 salto. Diciamo che l'esercito migliore, a mio avviso, è questo, perché appunto con 2 salto mettete per ciascun salto una furia. Andiamo subito a fare pulizia di questo bellissimo municipio. Come vedete io piazzo un solo Sneaky Goblin per ciascun estrattore. Prendiamo pure il castello del clan, perché comunque nel castello del clan, ragazzi, ci sono le risorse. Ok. Adesso andiamo a vedere che qua ce ne sono un pochettino, quindi mettiamo qua sul cannone, mettiamo due a sinistra, due a destra, così ci spicciamo. Andiamo dall'altro lato e ne mettiamo un pochettino, così vanno subito a pulire. Se volete potete infuriare, come vedete cambia poco, perché comunque gli Sneaky Goblin fanno malissimo. Adesso, no, ho sbagliato con la furia, vabbè, ci può anche stare. Cosa ci manca? Possiamo andare là a prendere, oppure possiamo benissimo utilizzare i nostri eroi. Come vedete i nostri eroi andranno là a fare pulizia e noi ci andiamo a prendere l'elisir nero, che non l'abbiamo preso. Dov'è l'altro elisir nero? L'altro elisir nero è là. Voi, ragazzi, potete piazzare tutto quello che volete, basta che fate un po' di danno. Attenzione, dai, esplodi le mura, perfetto, andateli a prendere. Easy, possiamo dire abbastanza easy. Poi, se volete, io personalmente non ci tengo più di tanto, quindi abbandono. Ci sono altre cose che possiamo prendere. Volendo ci sarebbe là il nostro fantastico deposito di elisir nero. E cosa ci vieta ad andarlo a prendere? Nessuno. Facciamo così. Facciamo così. Andiamo a rendere immortali i nostri fantastici goblin. Perfetto. Abbiamo pure preso una stella così, totalmente a caso. Come avete visto, già primo attacco 700.000 di oro, 630.000 di elisir e quasi 8.000 di elisir nero.
Capite bene che se fate 4-5 attacchi così, già parliamo di 4 milioni, 3 milioni, quindi può essere molto molto utile. In più i goblin non ci mettono chissà quanto a farsi. Se voi ragazzi avete, dov'è? Qua avete la pozione, la mettete, vi basta quanto? Una sessione di gaming da mezz'ora? Avete fatto, ragazzuoli, un casino di risorse. Ragazzuoli, io direi di andarci a fare un secondo attacco, se no questa strategia non è confermata. Vi farò vedere che adesso. Non voglio dire entro il primo, facciamo entro il quinto, troveremo un villaggio abbandonato. Ci potrebbe stare, peccato che non hai Elisir, il deposito di Elisir abbastanza pieno. Andiamo al secondo. No. Andiamo al terzo. Il terzo è quello giusto, sempre, sempre il terzo è quello giusto. È abbandonato, ma non è abbastanza abbandonato. Nel dubbio noi ce l'andiamo a prendere, perché tanto ci va a costare veramente pochissimo. Andate a fare così, belli tranquilli, belli gagliardi. Fatto. Ragazzuoli, semplicemente abbiamo pulito tutto quello che c'era da pulire. Fine. Quanti goblin? 17. Uno per ogni deposito. Scusate, uno per ogni estrattore. Andiamo a prendere un altro villaggio abbandonato perché siamo carichi. Primo lo saltiamo. Il secondo io direi di saltarlo pure a questo punto. Infatti, di nuovo il terzo. Il terzo è quello giusto. Il terzo potrebbe essere giusto perché comunque ha tutti i depositi fuori. Ragazzi, io questo non me lo faccio scappare. Sui depositi gliene mettiamo 3. Perché sui depositi 3, se no, non ce la facciamo. Facciamo così, belli, 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 belli veloci. 1, 2. Andiamo, 1, 2, 3. 1 e 2. Cioè, ragazzi, non è tipo la miglior strategia d'attacco della storia. Non ci mettete assolutamente nulla. In più, da quando hanno tolto, da un bel po' di tempo, il costo delle truppe, il costo degli incantesimi, delle macchine d'assedio, da guerra, ragazzi, è totalmente gratuito. Mentre prima dovevi cercare di compensare le truppe con il guadagno, adesso qualsiasi bottino voi andate a fare è tutto, tutto guadagno. Quindi, miglior strategia credo non ci sia in questo gioco. Ci siamo presi una fracca di roba. Io direi anche basta, quanto abbiamo preso? Cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Queste sono risorse pure. Quindi, detto questo, ragazzuoli, io spero che il video vi sia stato utile. Qua addestriamo tutte le cose incredibili. Io andrò a farmare altre risorse perché comunque devo anche incominciare a potenziare un bel po' di roba. Mi raccomando, iscrivetevi, fatemi sapere se appunto questa strategia la conoscevate o se per voi è nuova. Fatemi sapere pure se conoscete altre strategie per farmare risorse, che così in caso potrei pure portarle come video. Detto questo, ragazzuoli, noi ci vediamo domani con un nuovo video o una nuova live. Ciao!